Vito, Marcos, Fabia e Fernando, Abruzzo Trekking 1962. Siamo, oggi è sabato 25 giugno 2022, tira un bel vento, il sole ci sta, se sta una favola, se non piove ancora meglio. E come vedete siamo di nuovo sui monti del Velino, quello è il Monte Cava, e stiamo salendo sulle Pizzole Fosse e Monte Orsello, che è un 2000 metri, però passando da quest'altra parte, non il giro classico che fanno tutti, abbiamo parcheggiato laggiù noi, non facciamo il giro classico, quello della miniera, ma passiamo prima sul Pizzole Fosse e poi il Monte Orsello, su un sentiero che non è segnato, quindi bene o male un fuori sentiero, fuori sentiero. Quindi, 3 anni sopra la cresta, seguiamo la cresta e raggiungeremo il Monte Orsello. Sesto vento si blocca. Comunque se sta una favola è più fresco, non è freddo. Ok, arriviamo più avanti. Adesso, come dicono abruzzesi, retto per retto sulla cresta. Continua la salita verso la cresta e non manca tanto per raggiungerla, ci siamo quasi. Se stanca Fabia, no, non si stanca mai, è una roccia. Guardate, laggiù è Terminillo, Calvo, Sibillini, Laga e là, Sua Maestà, il Corno Grande. Svetta su tutti, svetta, 2912 metri. Questa è tutta la Diana di Aquila. Aquila sta qui dietro. E queste sono tutte le frazioni di Aquila. Spettacolo. Ed ecco, va la salita continua. Ok, vento fortissimo, ci viene sulla cresta ormai. Adesso abbiamo seguito la cresta. Poi vediamo se questa è un po' quella, ma che non sia quella. La cresta va sopra la cresta. Guardate che quella dovrebbe essere Casa Maina. Credo che sia Casa Maina. Ok. Non so se mi sentite, ma tira un vento fortissimo qua. Quindi la voce qua c'è la sua. Casa Maina è quell'altro paese là, vabbè, con questo è il paese dei Cinzialardi Lorenzi. Ok, qui si è scoperto anche il Monte Velino, siamo proprio di cresta ormai, eccola laggiù, Monte Velino, vedete, quello è il Muro Lungo, e questo adesso scendiamo qui, fanno sta salita e andiamo lì sopra che è il Pizzole Fosse, e dietro c'è il Monte Orsello, vediamo cosa riusciamo a fare, via. Corno Grande sempre, a parte che è proprio tutta la catena del Gran Sasso, si vede, c'è un po' di foschia, va bene così, perfetto qua, bellissimo. Ok, inizia la salita che porta al Pizzo delle Fosse. Qui che inizia la descrizione. Sì, ecco qua, adesso abbiamo quel canaletto lì e poi tutto decresta fino al Pizzo delle Fosse. C'è il sole, ma ha fatto anche 2 gocce d'acqua. Sì, inizia la salita adesso. Quella che abbiamo fatto? Una passeggiata di salute. Allora, 3 bimeteo da pioggia dalla mattina, quindi già ha quasi sbagliato. Il meteo da pioggia verso le 11 leggera, meteo AM, aviazione militare, da poco sole e 0 pioggia. Voi da chi da muretta? Cioè, 3, non ho visti. Da quel miele, va. Da quel miele, aspetta. Vento forte! Senti che roba, oh, senti che vento! Porco giù, te se porta via, te se porta! Oh. Guarda che roba, senti che vento! Che spettacolo! Il vento non smette di tirare, anzi si è rafforzato. Ma ormai siamo sotto il Pizzole Fosse, quindi non so se facciamo anche il Monte Orsello, ma se fermiamo al Pizzole Fosse, questo posso fare. Vediamo un po' come procede. Ok, questo è lo splendido panorama che si vede dalla cresta del Pizzo, bellissimo nonostante il vento. Pausa al riparo dal vento, eccoci qua,
Marco e Vito. Attilio, dove stai? Sto vecchio sola. Guardate che spettacolo da qua, va. Laggiù al Gran Sasso, sì. Guarda il Gran Sasso quanto è nero, sì. Anzi, no, non tanto il Corno Grande quanto queste qui davanti qua. Guarda, se oggi non risolviamo la siccità. Sì, proprio oggi, guarda. Poi quando vado in montagna io, se da pioggia, sento gente che dice da pioggia, però proviamo. Poi arrivo una sera, mi mettono al posto, siamo stati graziati. Vorrei ringraziare mia moglie che mi ha fatto portare la crema solare. Grazie. Vabbè, pesa poco però, dai. Infatti tesoro è proprio zero da stare. Eccoci qua, siamo nel punto più bello della salita al Pizzo delle Fosse. A parte il panorama sotto il paese, non mi ricordo come si chiama, non so se è Casa Maina o è quello lì, Casa Maina, vabbè. Ma posso dire i nomi dei vetti, ma non i nomi dei paesi, eh. Adesso inizia il tratto roccioso. C'è un corso tanto roccioso qui, che è spettacolare. Vediamo un attimo. Passa, dai, passa. Non credo, non so dove si passa, ma andiamo avanti. Anche per me è la prima volta su questa strada lì. Questa è tutta la cresta che abbiamo percorso fino adesso, guardate, fino laggiù, scavalca e prese tutta una cresta bellissima, sta cresta, guarda. Una cosa ce la sta un po' rovinata, sta passeggiata, è il vento, però anche il vento fa parte di questo ambiente, quindi, eh? Sì. Eh sì, perché siamo tutti coperti, siamo con le giacche antivento, sotto siamo tutti sudati, quindi non si potevo neanche manco levare il giacchetto, addirittura neanche levare lo zaino ci protegge le spalle, bellissimo. E qua siamo sui finali della nostra vetta, che è il Pizzo del Fosse. Si chiama Pizzo del Fosse, mo mi è scappato il nome, vabbè. Ed ecco Fabia sulla salita, gli altri due sono andati avanti, sono più veloci di noi, veloci come la luce. Siamo arrivati sulla cresta finale, che è segnata con alcuni ometti di pietra, quindi non ci sono segni naturalmente. Durante tutto il percorso non c'è un segno. In alcuni punti si è sentito scompare, e l'unica cosa che mi segna c'è un ometto di pietra, ma proprio veramente ogni tanto. Poi siamo arrivati là, ecco, lo stanno in vetta, vedi? Della vetta del Pizzo delle Fosse, la parte rocciosa. Quindi adesso noi giriamo qui dietro e stiamo in vetta. Penso un quarto d'ora stiamo sulla vetta, poi lì decidiamo di passare. Sta oltre un 500 metri più avanti, che è 2000 metri, ma quello lo decidiamo quando stiamo sopra. No, c'è un segno! A parte che il cavo è bianco-rosso. È l'unico segno che vedo stamattina, è sbiadito da 30 anni questo, eh. Questo c'ha 30 anni, questo segno. Vedete là le cose antivalanga, queste sono le protezioni antivalanga. Tutte le cose di ferro non ce ne stanno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce ne stanno una ventina, poi sparando, che bello ritmo. Abbiamo quasi raggiunto la vetta, ormai ci siamo sopra le barriere antivalanghe, vedete quante ce ne stanno. E qui arrivo, qui sbalanga fino sotto la strada. Laggiù vedete l'autostrada, la 24, la Roma Laquila. Ecco fatto. Siamo nel tratto roccioso del Pizzo delle Fosse. Ci siamo. La vetta è vicinissima. Salito, da ora sono partito, sono 700 metri di dislivello, tutti fatti per salire, ma ritorno tutto in discesa. Ok, siamo quasi, eccoci qua, noi ci siamo proprio sotto la vetta, solo che stiamo su questo tratto roccioso, lo dobbiamo aggirare, vedete, dobbiamo aggirare questo tratto qua, saliamo sto pezzo e dovremmo stare sopra. Ok, attenzione, si spostano questi sassi qua, che se sto bene. Guarda, dove è rimasto incastrato quel sasso quando è volato giù, sulla barriera, vedi? Ed eccoci qua, siamo arrivati, Pizzo delle Fosse, ma sentite quanto è alto, 1999 metri, per un metro non arriva a 2000. Questo è l'omino di vetta. Le Fosse, c'è scritto? Vediamo un po' da qualche parte, oddio, stava andando a lungo,
più da nessuna parte. Ammazza. Era scritto l'altra volta, ma c'era scritto cristiano, qui c'era il bastone, c'era una croce, c'era, vedi? Va bene. Pizzo le fosse, questo qui davanti a noi. Bisognerebbe percorrere tutta la cresta e arrivare fino al Monte Orsello. Mo vediamo. Qui stava scritto, vedi? Si è cancellato, ecco i segni, vedi? Stava scritto qua. Comunque, 1999, Pizzo le fosse. Così qua, diretti verso il 2000 della giornata, 2000 metri della giornata, che è il Monte Orsello, dove solo troveremo una, tipo una, un'edicola sacra, perché è una cosetta, diciamo, una costruzione con una Madonnina dentro. Perlomeno quello che c'è sempre stato è quella. Speriamo di trovarci ancora. Quindi penso che da qui alla vetta, 40 minuti? Su. Ah, di meno? Ah, va bene, no, meglio ancora. Io penso. Vabbè, io penso. Quello che pensi tu va bene lo stesso. Io così ti spaventi. Io lo dico quasi un'ora. Sulla bellissima cresta che collega il Pizzo delle Fosse al Monte Orsello. Una cresta tutta rocciosa. In alcuni punti si passa vicino a certe rocce bellissime. L'abbiamo vista una, sembrava tipo una balena bianca. Stupenda. Guarda dove stanno Marco e... Stanno in cresta adesso, vedi la cresta dell'Orsello, stanno? Li vedi tutte e due? Uno sta all'inizio della cresta, e un altro sta a metà cresta. E in cima, là, in cima all'Orsello c'è una persona. Benissimo, ci vediamo avanti. Bibi! Sì, sta, è meglio qui sopra. Infatti dopo camminiamo qui sopra, è un po' più stretto, ma è... È proprio... Sì, perché... Camminando sul sentiero quello basso, sì. Però attenzione qua, le rocce. Ok, loro sono eccoli qua che stanno a discendere. Mo' vi faccio vedere. Ci incontriamo, noi saliamo e loro scendono. Ok, eccoli qua loro due. Stanno già in discesa. E quella è la vita dell'Orsello ormai, ci manca pochissimo. 20 minuti. Allora, fino a che abbiamo camminato la strada, stava benissimo. Io ho detto. Ed eccoli di ritorno dalla vetta del Monte Orsello, eh. Immagino, tutto scoperto solo. Già se comincia a vedere la Madonnina, la vedo da qua. Al Pizzo delle Fosse siete andati, sì. Sì, infatti ho visto la sala salì. Bella crestina questa comunque. Noi arriviamo in vetta e discendiamo. Ci vediamo giù. Cioè tu non hai detto che sta aspettando noi, quando arrivate andate, anche perché noi in discesa andiamo piano. Sì, perché noi in discesa andiamo piano, quindi quando arrivate partite. Noi andiamo piano. Ci vanno sempre due giorni di riposo, che è la meglio cosa. Comunque, quella è tutta la cresta che abbiamo fatto adesso, che porta fino all'ultimo punto, che è la parte che scende, che è il Pizzo delle Fosse. E ormai siamo anche in vetta. All'Orsello, eccolo qua. Poi sono 18 minuti, quella è la Madonnina di vetta. Quindi dai che ci siamo. Anche l'Orsello sta per essere. Ed eccoci qua, Monte Orsello, 2043 metri. E dai, e Fabio che conquista un altro 2000 metri. Ormai sta diventando una grandissima appenninista. 2000 messo in cascina, dai. Monte Orsello. Ricordate domenica passata? Stavamo a queste montagne qua. Due domeniche fa stavamo a questa montagna qua. Stiamo a girare intorno a Campo Felice. Eccolo qua, Fabio sul Monte Orsello. E dai, Eva, 2043 metri, anche qui. Raga, infatti, tutta la cresta dobbiamo fare ritorno. Se c'avamo qualcuno che ci vedeva un passaggio, facciamo la cresta al contrario, scendevamo a Campo Felice, dovevamo fare l'autostop. Ma chi te carica in questi tempi di Covid? Non te carica nessuno, te carica. Dai, va, Monte Orsello, guardate che panorama, Corno Grande, la Laga, il Vettore, i Serbisibilini, i Marche, il Terminillo, questa è tutta la catena del Belino, quello è il Belino, la Fornia, laggiù è il Sirente, bellissimo. Ed eccoci qua ancora una volta, di ritorno sulla cresta del Pizzo, la faccio vedere perché questa cresta è bellissima, grazie di quella dell'Orsello. Sì, arriva a raffica il vento. Si cambia tutto di cresta così, tutto in mezzo alle rocce, spettacolare questo sentiero. Oh, il sentiero di loro è
lo stesso del andato, quindi farò ancora un paio di video e poi ci vediamo lì sotto, figlia. Vabbè, non si capiva tanto, dai. Ok, continua la nostra passeggiata, la passeggiata in cresta fino a un pizzo le fosse, poi da lì si riscende sotto, si comincia a riscendere per rocce e poi si tratti. Bellissimo questo passaggio sotto le rocce della fossa, delle fosse. Adesso ce andiamo, lasciamo la parte rocciosa e torniamo sui prati. E da lì ce ne andiamo alla macchina, piano piano. Grande, bravissima. Ok, siamo arrivati al fontanile, quindi il giro è finito. 13 km, 750 metri di dislivello, quasi 6 ore. E Orsello e Fosso delle Pizze, Pizzo delle Fosse, che fosse fisse, quindi un 2043, un 1999, anche per oggi è andata, è uscito il sole, la giornata si è rimessa, la giacca a vento, ha avuto portato tutto il giorno perché tirava un vento spaventoso, qui un poco si è calmato, ma sopra è una bufera, cioè. Quindi ci vediamo alla prossima, vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma passa la Lazio, c'è pure Fabia, olè, alla prossima! Era acceso almeno, sì.